Arrivata la 30ª edizione, torna l'iniziativa Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale volta a rispettare l'ambiente dai rifiuti abbandonati. A Fano sono più di 250 gli alunni e le alunne delle classi primarie che hanno reso più pulita e più bella la città attraverso prima delle lezioni sul tema ambientale curate da ASET SPA e Legambiente e poi operando sul campo. Le scuole primarie fanesi che hanno aderito al progetto sono state Decio Raggi, Luigi Rossi, Filippo Montesi, Filippo Corridoni e Francesco Gentile. E proprio a questo ultimo istituto, i ragazzi, muniti di guanti, cappelli e pinze, hanno raccolto rifiuti di qualsiasi genere nel parco situato tra Via del Perugino e Via Barocci. Nella raccolta dei rifiuti cerchiamo di prestare una certa attenzione anche alla tipologia del rifiuto e puntualmente andiamo a verificare tutti gli anni che il maggior rifiuto che troviamo è appunto la plastica. Questo serve non solo a sensibilizzare i cittadini e quindi a farli provare un'esperienza di volontariato attivo, ma anche a sensibilizzare le famiglie, perché loro poi quando tornano a casa di solito fanno presente ai genitori qual è il corretto uso della plastica, per esempio, cioè la carta non si butta per terra ma va gestita in un determinato modo. Alla conferenza stampa presente la dirigente scolastica Melania Martellacci, che ha sottolineato come sia fondamentale per gli alunni delle scuole prendersi cura dell'ambiente attraverso queste iniziative già da piccoli, incentivandoli a diffondere un maggiore senso di responsabilità. Inoltre non è mancata la presenza di ASET, sempre attenta a questi temi. Il rapporto con le scuole per ASET è di basilare importanza, ma lo è anche per la città di Fano, perché riteniamo che i risultati estremamente lusinghieri avuti in tema di raccolta differenziata siano originati da questo costante esempio di educazione avuta nelle scuole, che hanno formato ormai generazioni che sono molto più attente alla salvaguardia del territorio, alla qualità della vita da questo punto di vista che generazioni fa. Quindi per quello siamo estremamente felici di poter collaborare in questo programma di educazione ambientale. All'interno del parco questa mattina i bambini, insieme alle maestre, sono riusciti a trovare diversi rifiuti come cicche di sigarette, pile stilo e tanta plastica che hanno correttamente differenziato nei cestini. Sono contenta di ereditare questa buona pratica che va avanti negli anni e che punta a fare formazione e informazione presso i nostri ragazzi. Verrà spiegato ai ragazzi l'importanza di avere una città più pulita, ma anche come averla, quindi come evitare che si creino nuovi imballaggi, come evitare che si crei questo sporco, perché questo è un qualcosa che poi crea inquinamento e la parte ambientale si traduce inevitabilmente anche in una parte sociale e di decoro urbano.